provato a invitarla a Solo per Amore per chiederle che cosa ha fatto per amore. Non so se ha accettato perché ha avuto un piccolo incidente. Provo lo stesso a chiamarla. Nicoletta? Fatti bravo? Buonissima, ieri sera. Allora, che cosa è successo? E nulla, siamo stati tamponati, io non avevo la cintura, ci siamo rintamponati davanti e mi sono rotto un polso, ma insomma. Però ci sei qui. Ho avuto questa nuova esperienza. Però ragazzi, la cintura serve, detto fra noi. Eccola. Allora, fatti bravo. La ragazza del Pipe era una donna da molti amori, della vita privata recente si sa molto molto poco, perché a un certo punto mi sono fermata ad una dichiarazione che mi aveva colpito dopo tante passioni, matrimoni, una dichiarazione di castità. Ma sai, io penso che se nella vita uno ha veramente il dono di incontrare delle persone belle con le quali tra l'altro siamo in ottimi rapporti e tutti vorrebbero risposarmi, io ora no, 10 anni c'è bastato, ogni tanto ci vediamo, siamo grandi amici eccetera, però io penso che dopo una vita molto bella, appunto perché è stata di grandi amori e di belle cose, se giro l'angolo e trovo veramente qualcosa che valga, nel senso, no, di animo, di cosa, perché in Italia è pronta a un altro grande amore. Però mai un figlio? No, ma quello l'avevo deciso praticamente all'inizio della mia carriera. Perché? Perché io sono una mammona, nel senso che mi devo dedicare a qualcosa che amo e mi devo dedicare totalmente. Come quando salgo sul palcoscenico, appena metto il piede, ho davanti a me le persone che più amo e loro mi amano, infatti è una delle più belle cose che io abbia dalla vita, è stato un dono grande, pesante, faticoso, però grazie anche all'angelo custode anche per questo. E, scusami, mi sono persa. Ti volevo dire, come si fa a scegliere? Tu hai detto, ho scelto all'inizio della mia carriera di non avere figli. Di non fare figli. Allora, ero in Giappone, stavo lavorando, io stavo con il batterista del mio gruppo, che tra l'altro il bassista aveva 14 anni, io 15, lui la stessa età mia, quindi eravamo bambini, e io mi immaginavo con un pancione così che correvo, perché non avevo mai avuto una vita da bambina in mezzo al verde, ho sempre studiato, eccetera, cosa meravigliosa, che io tornerei indietro a fare volentieri. E invece c'era la cantante, potevo andare avanti a fare la musicista, che era meglio. Però, proprio allora, disse a Gordo, ma guarda, potremmo benissimo fare il bambino, lo mettiamo in una culla dietro, attacchiamo il pedale della batteria, poi quando tu suoni il pedale della batteria fa così. Il bambino viene cullato. E alla sera stessa ho detto una cavolata allucinante. E ho cominciato a pensare, allora ho detto, guarda Gordo, se un giorno facessimo mai un bambino, lo facciamo insieme, capito? E quindi qual è la pazzia che hai fatto per amore, solo per amore? Una follia, la una prima follia che ti viene in mente? Ma sai, non credo di aver fatto grandi follie, perché poi tra l'altro non ti rendi neanche conto che sono follie. Cioè il prendere un aereo, pure da una parte, arrivare dall'altra, sembra una cosa naturale, no? Poi ti rendi conto che hai fatto una follia. Ma mentre la fai, come fai a rendertene conto? È un atto d'amore alla fine, no? E le follie che hanno fatto invece i tuoi uomini per te? Guarda, io devo ringraziare il Signore. Ho avuto degli uomini splendidi. Tra l'altro in una linea separata a casa, perché di notte mi chiamano, perché vivono in America e in Inghilterra, quindi l'Inghilterra non ha il problema dei tempi, ma ha i problemi che suonano e si lavorano. Ti chiamano i tuoi ex compagni? Certo, ma ci vediamo, io vado spesso con loro, cioè, vorrebbero anche
ognuno vorrebbe tornare con me. Io ho detto, a un certo punto ho detto, sentite, mettiamoci tutti insieme e famo una banca. Senti, infatti, io sono incuriosita dalla storia con Riccardo Fogli, perché l'ho detto, ti seguo da tanti anni, l'ho confessato, questo è il mio regalo di Natale. Tra l'altro è l'unico italiano che l'abbia avuto. Che hai avuto, esattamente. Sì. Ma tu c'entri qualcosa nella sua divisione dai Pooh? Anzi, no, io poi l'ho saputo dalla mamma, da Marina, che era una donna splendida, che era una volontà sua. No, per carità, io sono contraria a immettermi nei matrimoni e in mezzo ai gruppi e distruggerli, non mi piace distruggere qualcosa. E quando poi Riccardo Fogli trova un'altra compagna, perché lui poi a un certo punto ha incontrato Viola Valentino, che era un'altra cantante. Ma penso fosse la moglie, no? La moglie, sì, poi si sono sposati. Ecco, la gelosia, quanto sei stata gelosa, non di lui. Ah, io non sono, io odio ciò che è gelosia, no? Non so che cosa sia. Mai provata? Mai. E come si fa ad essere innamorati e a non essere gelosi? Beh, fisiologicamente. Sai, quando si è sicuri di se stessi, quando il rapporto è chiaro, è molto difficile pensare, a parte che poi ci stavamo parecchi insieme, quindi sai anche trovare il tempo, no? Era complicato. Non è facilissimo. C'è qualche errore nella vita sentimentale che non rifaresti? No, amore sbagliato, no, perché sono stati tutti quanti rapporti molto intensi, molto importanti, con persone che facevano lo stesso mio mestiere. Anzi, io ogni tanto dovevo, non so, a Paul Martinez dovevo dire, ma senti, stai con Phil Collins, ma vai a farti un giro, anche se mi metti un cornino, fa bene, perché così torni che sei un attimo più, come dire, no? Cioè io non posso rovinare la vita a una persona perché è innamorata di me e sta con me sempre, soprattutto quando è un musicista di valore. Certo. Quindi tu mi vuoi dire che non ti è mai capitato di essere magari attratta da un uomo che non ti ha corrisposto? Mai ti è capitato? Eh beh, ci vuole tanto però, Perché? Beh, perché è difficile, perché io sono tanto ti frego perché sono carina, sono molto dolce, mi sveglio al mattino che sono molto bella, e questo agli uomini piace in una maniera splendida. Io sono contenta perché non mi ci vedo neanche. Mi lavo i denti, non mi guardo mai, e mi guardo. Poi invece trovo la mia donna, oppure trovo le persone di lavoro, eccetera, che mi dicono, ma come sei bella? Allora a quel punto tiro fuori uno specchio e dico, sto male, va, butto giù. Ma una donna così... Io non mi trucco mai, scusami, mi trucco solo per voi. Ma una donna così amata sempre, non diventa poi presuntuosa? Ti sei sempre sentita bella, la consapevolezza... No, io non mi sono mai sentita bella. Che cosa cambieresti di te? Guarda, quello che ho detto 40 e passa anni fa, quando mi intervistavano, vorrei avere 2 centimetrini qui, più. Però scusa, porti dei tacchi bassissimi. Io non uso tacchi. Non usi tacchi? Non mi interessano proprio. Quindi intanto solo questa è la mia misura, un no? Po' più perché alta. Mi devo faticare. Poi delle volte mi prende anche che metto una scarpa strana, insomma, ma perché c'è un'occasione particolare, che può essere casalinga e anche fuori, no? Perché delle volte bisogna essere anche donne con gli uomini, sennò è una tragedia. Senti, c'è un'arma secondo te di seduzione che è infallibile? Ah, io non seduco mai. Mai? Mai, cioè è un incontro. O io ho sempre avuto un incontro improvvisi, subitanei e subito consumati. Fatti bravo, confesso che ho vissuto, potrebbe essere il sottotitolo, no? Confesso di avere molto, molto vissuto. Che rapporto hai con il tempo che passa? Una donna così bella, così amata, così corteggiata, non ha paura di invecchiare? Tesoro, la mia età la sanno tutti, anzi io l'aumento delle volte, quindi non è un problema. L'altro giorno ho detto 70. No, dai, no, non ci crede nessuno. Sei una ragazzina. Infatti, vabbè, però stiamo da quelle parti. Cioè, no,
Cioè, allora, assolutamente diciamo, fortunata, assolutamente 9 aprile fortunata. 48, lo dico solo sì, per dovere di cronaca perché l'ha detto poi lei, 48, che l'età delle signore non si dice. Io ho fatto un 48, no? Quindi sono nata nell'anno giusto. Nell'anno giusto. Sì, sì. E non vedo, innanzitutto solo di una fortuna incredibile. Forse mi ha aiutato a far danza da quando ero bambina, cosa che continuo a fare. Adesso un po' meno. Però per dire, non mi posso certamente lagnare, posso andare in competizione con una giovane ragazza. E questo mi dà un po' fastidio, perché mi toglie la possibilità di dire, beh adesso lo smetto, allora magari mi dedico al classico, ricomincio e poi vado a dirigere, eccetera. Perché soprattutto negli ultimi 2 anni ho fatto dei concerti strepitosi, incredibili. Scusate se me lo dico, no, però è vero, è vero. Normalmente mi autofrusto invece. Quindi tu volte. non hai paura, insomma, del tempo che passa? No, anzi, sono molto curiosa. Trovo di vedere che cosa succede. Sì, io mi sono sempre immaginata da bambina con i capelli bianchi enormi, no? Degli orecchini di, come si chiama quella cosa, tipo questa, così, no? Gialli e regolare, tranquilla, così in giro, libera, a comprarsi il giornale di notte, vedo. La vedo come una libertà. Di che cosa hai paura invece? Quali sono i tuoi timori di donna, non di artista? Sai, la vita non è facile, il nostro mestiere lo è ancora meno. Quindi abbiamo a che vedere sempre con delle persone un po' così, così. E ciò che mi fa paura è la bruttezza dell'animo. E soprattutto quelli che vogliono fare i furbi, quelli che ti fregano, eccetera, no? Però non mi fanno più paura perché dopo 44 anni ormai li sgami. Però ti fregano lo stesso. Sì. Però fa parte del lavoro, diciamo che fa parte del nostro mestiere. Senti, infatti tu vai a Sanremo con una canzone nuova, poi vedremo come andrà, però che rapporto hai con Sanremo? Pessimo. Pessimo. Perché ci vai, scusami? E ci vado perché ogni volta succede qualcosa che mi mettono di mezzo e... l'ultima volta che sono andata a Sanremo perché ho voluto io andare, perché avevo un pezzo che secondo me era da ascoltare. E quindi, sai, Sanremo è l'unica vetrina che abbiamo in Italia e quel pezzo non sarebbe stato facile da far ascoltare alle persone se non a Sanremo. Certo. Quindi ci sono andata veramente con l'anima felice e ho visto che tutto sommato le persone hanno recepito questo. Per il resto Sanremo è sempre un po' così, come dire... Dipende. Cioè, vedremo quello che succederà. Come va, prima di salutarci, giornata. Perché veramente grazie, ma devi andare, che hai anche... Vorrei andare a nanna un hai po'. Hai ragione che devi riposare. Sì. Vorrei sapere se c'è un uomo tanto corteggiata, tanto amata, insomma c'è un uomo famoso che invece tu chiudi gli occhi e dici, beh oddio, con quello magari a cena ci andrei. Il primo che ti viene in mente. Boh, il presidente della nostra Repubblica. Mi piace come. Mi piace la mente. Grazie a Fatti Bravo, ti voglio dare un bacio perché sei venuta nonostante tutto, mi hai fatto davvero il regalo di Natale. Grazie. Grazie. Solo per amore. Fatti Bravo, tra poco solo per amore. Auguri. Auguri anche natalizi, mi raccomando. E volevo dire una cosa, posso? Prego, vai. Allora volevo fare un augurio di tanta salute, perché senza la salute non si va da nessuna parte. Poi, la salute, avere un'anima da bambino sempre, ricordare che noi abbiamo quest'anima da bambino, perché è importantissima, e non farsi distruggere la mente, nel senso che viviamo in un mondo che ben conosciamo, quindi cerchiamo di riuscire a mantenere il nostro pensiero, non essere invasi da cose brutte sempre. Bravissima. No, cerchiamo di mantenerlo. Bravissima, grazie Patti. Grazie. Grazie.